i compagni così nei corridoi, cioè mi davano dello scemo, di quello che non capiva niente. E questa professoressa di inglese, mi ricordo, ha chiamato mia mamma e le fa: secondo me io qualche test lo farei fare, perché il ragazzo, secondo me, è stata l'unica su 12 insegnanti. Risultato, disgrafia, proprio il pacchetto completo, quindi mi sono beccato tanti insulti, anche discriminazione per questa cosa. Sono 100.000 carie, cazzo ne so, non so come mi fate ridere. Porca troia. Ci sono serio. Sono 100.000 carie e oggi vi faccio vedere come una persona con difficoltà nel leggere, nello scrivere, possa fare una canzone. Andando a casa mia, nella cameretta, Castellanza, faccio sempre questo tragitto. Sono una persona che si stanca molto di tutto, specialmente delle location dove scrivo. Il treno è, secondo me, la fonte migliore. La vita è questa, sei sul treno, sentire quello che litiga col marito di fianco, sentire il bambino che gioca, che viene là magari a salutarti. A me fa tantissimo, cioè le persone sono, credo, la cosa che mi danno più ispirazione per fare quello che faccio. Io non so cosa mi succeda quando scrivo. La minima melodia, anche la scrittura nasce così, senza un motivo. Magari faccio una nota vocale bisbigliata così, poi vado a casa, me la riascolto e ne vado subito, mi tolgo le scarpe e mi fendo sul pianoforte anche per rimanere nel mood, no? Non ho fatto bene il letto, scusate, non lo faccio quasi mai. A scuola, insomma, quando ho iniziato scuola, avevo 6 anni, cioè era tutto bello e l'idea di iniziare a scuola era bella perché era un percorso nuovo. Io ho vissuto tanto tempo con mio nonno e avevo sempre questa cosa qua di voler leggere sui camion che passavano, sulle insegne, quello che ci fosse scritto, e quindi all'idea che andando a scuola potessi poi imparare da solo senza chiedergli ogni volta cosa ci fosse scritto, comunque mi faceva sentire bene. E qua già immagino. Quando parte il pianoforte, una chitarra che fa. Ricordo che ero molto lento e tutto ciò che sembrava scontato per gli altri, per me non lo era molto, anche tuttora è così al liceo. I compagni così nei corridoi, cioè mi davano dello scemo, di quello che non capiva niente. E poi magari gli insegnanti elementari non sono preparati, almeno con me non lo erano. Quindi mi sono beccato tanti insulti, anche discriminazione per questa cosa. Quando facevo le verifiche scritte, praticamente scrivevo malissimo, no? E questa professoressa di inglese, mi ricordo, ha chiamato mia mamma e le fa: proprio a un colloquio, secondo me io qualche test lo farei fare, perché il ragazzo, secondo me, è stata l'unica su 12 insegnanti. Non è una cosa contro il mio discorso di sistema scolastico, ma una cosa che, cioè, non so, fa pensare, c'è cioè una persona su 12. Risultato. Disgrafia e tutto, proprio il pacchetto completo, e poi anche un fortissimo deficit di attenzione. Fin da bambino, mi ricordo, io suonavo tutto ad orecchio. L'insegnante mi metteva il leggio davanti, io glielo spostavo. Io non le leggevo minimamente quelle cose, perché proprio non sembravano scarabocchi. Dicevo, io però ascolto la musica, ogni volta che l'ascolto, cioè io sono innamorato di questa cosa qua. Quindi ho iniziato a suonare la chitarra, il pianoforte, così tutto ad orecchio. Io non so leggere una nota, non so niente. Sono proprio ignorante da quel punto di vista. Per ricordarmi gli accordi del pianoforte di una canzone che sto scrivendo, mi disegno in modo terribile, le note e poi ci faccio i pallini, così quando torno il giorno dopo sappia riconoscere dove mettere le dita. Una siga spenta sopra il cuore. Urlato in corridoio nelle scuole. Insomma, io voglio vedere un po' il bicchiere mezzo pieno, cioè nel senso dire, questa cosa qua però magari mi può dare altri spunti, no? Cioè, quando scrivo, non scrivo bene, cioè non sto scrivendo bene, a volte inverto pure le parole, le lettere, non lo so. E quindi cosa succede? Una volta che ho scritto, ho imparato questa cosa. Visto che non riesco a leggere bene quello che ho scritto, cercare di dargli un'interpretazione diversa, che in quel momento che la leggo mi può venire in testa. Quindi in realtà è una fonte sempre completa e continua di rinnovamento artistico. E quindi è una cosa, secondo me, mega affascinante che a me di me stesso piace tantissimo. Cioè io leggo, ho
ogni cosa molte volte una cosa diversa. Ho questo potere come supereroe. Quindi guarda tutti sminchiati. Vedi, questo l'ho proprio comprato 2 giorni fa. Questo è un esercizio di matematica che non ho mai finito, ok? Queste sono quelle che scrivo. Allora, per esempio qua io confondo le F con le E, cioè molte volte. E forse cadere giù. No, è guardare. Quindi, tipo, adesso non ci ho pensato. Ma è inutile dire cadere, guardare giù. Quindi, come dire, voglio morire o vivere. Cioè, sono due frasi opposte, però cambia solo una parola. Tutto il giorno a letto, non sono Chi ha problematiche di ASA ha bisogno di strumenti che possano aiutarlo per essere a livello degli altri, non per essere sopra a qualcuno. Io quando ho fatto l'esame della patente, io l'ho fatto con le cuffie e già tutti mi guardavano male lì, gente anche di 40 anni, perché c'è sempre questo occhio negativo, no? Eppure il tatto mi dimentica. Cioè, io voglio fare questo. Non voglio stare dietro una scrivania. Cioè, piuttosto, veramente, cioè, faccio un lavoro che non mi piace, che però mi dia spazio almeno. Perché sennò io, cioè, non vivo. Cioè, non vivo. Cioè, non posso essere felice. Io sono felice quando suono il pianoforte, quando canto, quando suono, quando scrivo, quando sono sul treno a scrivere, quando mi faccio sentire dal controllore mentre registro quel. Cioè, quello per me è la vita. Questa per me è vita. Qua stiamo parlando di qualcosa che è difficile da risolvere, però non è impossibile. Si può sistemare, non si toglie, però ci si può anche aiutare a comprendere di più. Essere consapevole che intanto non si è scemi, non si è stupidi, si fanno grandi cose nella vita nonostante uno possa non saper leggere bene, sapersi leggere dentro, ecco, questa è la cosa che consiglio.